Inizia ora una parte di Polifemo, uno speciale Polifemo dedicato a Confcommercio, alla conferenza stampa di Confcommercio che ha voluto dire la sua, ha voluto puntualizzare la situazione relativamente ai rapporti con l'amministrazione comunale di Taranto. Si parte dalla questione Cordoli in via Cesare Battisti, ma questa così è la punta di un iceberg, i problemi sono tanti e numerosi e viene sottolineata innanzitutto la mancanza di dialogo. Leonardo Giagrande è un'amministrazione comunale che si comporta in questo modo, forte con i deboli e debole con i forti. Sì, effettivamente diciamo, la questione noi abbiamo provato ad affrontarla più volte. Noi abbiamo richieste che vanno dal 2012 ad oggi, quindi stiamo parlando di 4 anni. Questa gente non si è mai degnata di affrontare i temi della mobilità urbana, perché di questo stiamo parlando a 360 gradi, perché per noi affrontare il piano della mobilità urbana sostenibile è una direttiva che anche a livello europeo stanno portando avanti, e nella direttiva si dice tutelare le imprese che creano occupazione e valore aggiunto in un ragionamento di rispetto tra le parti, imprese, cittadini e diciamo servizi. Questo è lo spirito della direttiva europea. Noi abbiamo tentato più volte con questa amministrazione, però purtroppo non esiste un assessore alla mobilità. Quello che è successo qualche giorno fa sul discorso di Cesare Battisti, i Cordoli, è solo un pretesto da parte, secondo noi, è solo uno spunto che loro hanno voluto dare di far capire che comunque è una loro imposizione, quindi per loro deve essere fatto, perché ritengono che questa sia la prova di forza, parlando con imprese che tutti i giorni però rischiano sulla propria pelle le responsabilità di portare avanti le aziende e tutto quello che concerne con i propri collaboratori. E a fronte di questa condotta, di questa linea dell'amministrazione, c'è il fenomeno dell'abusivismo che di fatto non viene aggredito. Ma in effetti, ecco perché ho detto che loro, secondo noi, vogliono provare a spostare l'asse della discussione, Cordolo sì, Cordolo no, ma non affrontano in realtà quello che è il tema vero della discussione di questa città, che c'è una situazione di assenza della mobilità urbana a 360 gradi, quindi di una pianificazione fatta, che dovrebbe essere fatta già da un po' di anni. Non a caso nel discorso Aria Vasta c'era già una parte che programmava il discorso della mobilità urbana, quindi con soldi seri che hanno stati spesi, mai affrontato. E il discorso dell'abusivismo è chiaro, è un tema focale, perché ovunque andiamo, da via di Palma a via d'Aquino con la contraffazione, a tutti gli angoli della città, ai mercati, c'è una situazione che è drammatica. L'amministrazione, bene hai detto tu, vuole fare il forte con i deboli ed è debole con i forti, perché poi questa gente che non ha nulla da perdere comunque si muove nelle vie dell'illegalità a 360 gradi, invece le imprese che tutti i giorni sono lì, che pagano una situazione di anni di crisi e pagano un dissesto di 8 anni, che ancora non sono capaci di poterne uscire fuori e quindi rimettere le cose a posto, perché come tutti sapete nel momento del dissesto tutte le tassazioni, le imposte locali, i tributi vengono spostate l'asticella in alto, quindi al massimo dell'imposizione. Quindi tenete presente qual è il sacrificio che da 8 anni queste aziende stanno sopportando per una incapacità di questa amministrazione ormai da qualche anno a non poter uscire fuori dal dissesto, e quindi cose che hanno detto più volte: stiamo uscendo, ma ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi quando il sindaco si rivolge con delle affermazioni dicendo e parlando di mafiosità, deve secondo me stare molto attento, perché credo che lui non ha dimostrato per niente di poter affrontare i temi importanti con chi invece delinque e fa le cose che non. Con riferimento proprio agli eventi che l'amministrazione comunale programma e mette in campo, Confcommercio ha sottolineato una qualità abbastanza scadente degli stessi. Ovviamente questa qualità scadente si riverbera sulla forza attrattiva di Taranto, con tutte le ricadute sul commercio. Sì, ma è chiaro che tutti oggi stanno provando a ripensare
che cosa significa chiudere le attività nel centro delle città, qual è il tema vero, cioè nel senso che tu vedi queste città, queste vie vuote, chiuse, negozi chiusi, fatiscenti perché comunque vengono lasciati poi allo sbando, quindi addirittura in Francia stanno provando ad incentivare un ritorno delle imprese. Noi abbiamo provato a ragionare con questa amministrazione, si era anche impegnata in un consiglio comunale di 3 anni fa che avrebbe dovuto comunque ridurre le imposte su quanto riguarda Tosa, Patari e quant'altro. Alla fine credo che questa affermazione, tranne la Tari che siamo stati quelli che comunque hanno occupato per 2 volte l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, dico tutto il resto è rimasto invariato per quello che erano le situazioni. Quindi noi abbiamo chiesto una no tax, abbiamo chiesto un minor costo della tassazione per favorire, come dire, l'ingresso delle attività per quelle vie, perché ricordo a tutti che chiudere delle attività in una via significa minore illuminazione, minore sicurezza e quindi minore vivibilità. Quindi è con l'età che avanza e quindi si porta in avanti, credo che sia un disservizio e deleterio per le persone anziane. Questa mattina lei ha definito giustamente eroi quei commercianti, tanti che si svegliano la mattina e veramente vanno in guerra quasi per guadagnarsi onestamente da vivere. E questa mattina si percepiva lo sconforto dei commercianti, una sala gremita in cui appunto si percepiva questo stato di sofferenza, questo sentirsi soli, abbandonati e presi di mira. Questo è vero, purtroppo è la verità, io mi sono espresso in questa direzione e ho detto che la questione è una questione molto delicata, io starò sempre con le imprese, starò sempre con queste persone che per me sono degli eroi, perché fare impresa è un'impresa, ancora di più nel Meridione, ancora di più a Taranto, e quindi la dice tutta la parola. Per concludere, le prossime tappe di Confcommercio a tutela della categoria. Io oggi pomeriggio mi incontrerò con Sua Eccellenza perché firmeremo su nostra indicazione, abbiamo chiesto al prefetto di fare un tavolo per quanto riguarda i distretti turistici e in quell'occasione ci siamo già sentiti, affronteremo quindi con un incontro a breve con tutte le forze dell'ordine, perché io ritengo che certe affermazioni siano comunque, come dire, vadano affrontate, perché qualcuno non deve giocare con le parole, primo. Secondo, credo che siano già in campo delle iniziative che stanno mettendo in campo tutte le circoscrizioni per capire come affrontare a 360 gradi questo tema, che è un tema cruciale, e quindi qui da una parte la sicurezza, quindi con il prefetto, dall'altra le iniziative che faremo qui. Presidente, per quello che può contare, Polifemo L'Occhio di Abate è con voi e con i commercianti che la mattina si svegliano e vanno a guadagnarsi il pane e ingiustamente vengono apostrofati con espressioni che sinceramente spezzano le braccia. Grazie, grazie. Direttore Colella, relativamente al comportamento dell'amministrazione comunale di Taranto, non è solo questione di cordolo, si tratta di un'amministrazione che evidentemente non riesce a cogliere le esigenze dei commercianti e molte volte, troppo spesso, non dialoga con gli stessi. Ma infatti il tema che oggi stiamo ponendo non è quello dei cordoli, è l'ultimo dei problemi. Il problema è la mancanza di dialogo, la mancanza di una capacità di programmazione, di pianificazione, la mancanza della capacità di rispondere ai bisogni. Abbiamo anni di discussione sulla carenza dei parcheggi, sulle carenze della viabilità. Io penso a Cimino, che è sotto gli occhi di tutti, penso alla chiusura del parcheggio Icco, penso alla non realizzazione del parcheggio di Baraccamento Cattolico, di Artiglieria, al parcheggio Croce. Cioè, se li mettiamo tutti insieme vi accorgete come un disegno di una città che pure è stato descritto nel piano urbano della mobilità con parcheggi di interscambio che bloccano una parte dei traffici e con parcheggi di prossimità nelle aree più importanti della città è completamente disatteso. Quindi si finisce per dare centralità al cordolo o ai 10 posti in più
che occasionalmente vengono fatte anche sul parcheggio Icco, noi avevamo chiesto di sentirci una volta finiti i lavori, che sono durati ben più di quello che era stato programmato, per definire come utilizzarlo con abbonamenti, con gratuità per i consumatori. Ecco, tutto questo ahimè non avviene. Quello che dovrebbe essere, che viene indicato anche dalla Comunità Europea come un elemento essenziale della pianificazione, cioè il confronto, la discussione, ahimè, è aria fritta. Ci troviamo di fronte a decisioni assunte e decisioni sempre molto, come dire, fuori da un'idea di pianificazione. Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio. Beh, questa mattina tanta rabbia, tanta amarezza, tanto sgomento per come l'amministrazione comunale tratta nei confronti dei commercianti. È emersa evidentemente la mancanza di dialogo. Eppure lei e la sua delegazione, insieme a Confcommercio, più volte avete cercato un'apertura. Ricordo l'iniziativa di un anno fa dinanzi al Cinema Fusco, in cui si chiedeva un impegno dell'amministrazione, ma finora solo parole e dichiarazioni di intenti. La rabbia oggi deriva dal fatto che alcuni elementi dell'amministrazione comunale vogliano spostare l'attenzione dei disagi della città sull'installazione dei cordoli. Ciò non è così. Noi abbiamo detto più volte che siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa che possa riportare alla legalità, ma ciò va concordato. I miei colleghi di Cesare Battisti qualche giorno prima avevano avuto un incontro col presidente dell'AMAT Poggi e col comandante dei Vigili, avevano chiesto un po' di tempo per far sì di poter organizzare la situazione su Cesare Battisti, dirottando le auto dei colleghi e dei dipendenti sul nuovo parcheggio di Piazza Icco in maniera tale da rendere più fruibile la via. Invece c'è stato un vero e proprio blitz con l'amministrazione che ha deciso di punto in bianco di installare i cordoli. Ora, il problema di Taranto non sono i cordoli e Confcommercio non ha mai detto noi vogliamo che rimanga una situazione di illegalità. Noi però vogliamo parlare, vogliamo trovare insieme delle soluzioni, vogliamo capire perché il parcheggio dell'UPIM, che servirebbe tranquillamente le due zone, Cesare Battisti e Borgo, continua ad essere chiuso. Vogliamo capire perché il parcheggio di Arena Artiglieria, di facile soluzione, continua a non essere aperto. Quel parcheggio servirebbe tranquillamente gli operatori del mercato Fadini, la zona di Cesare Battisti, via Principa Medio e tutto il Borgo. E allora non vogliamo che l'attenzione venga posta sul fatto che i commercianti dicono no ai cordoli. I commercianti non dicono no ai cordoli, i commercianti dicono sediamoci, parliamo, e parliamo di trasporto integrato, trasporto che favorisca lo spostamento delle persone ma favorisca anche le attività commerciali. Non dimenticate mai che le nostre attività commerciali svolgono un ruolo sociale fondamentale. Voi immaginate cosa potrebbe essere via Cesare Battisti con tutte le luci spente delle attività commerciali, quanta poca sicurezza potrebbe dare anche agli stessi residenti una via fatta in quel modo. Lelio Fanelli, presidente della delegazione Tre Carrare di Confcommercio Taranto. È stato proprio qui a Tre Carrare, in via Cesare Battisti, che è scoppiato il bubbone, tra virgolette, dei cordoli. Ma, come detto ripetutamente, non si deve spostare il problema sulle difficoltà dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i commercianti su questa vicenda. Questa è solo la punta di un iceberg rispetto a un dialogo che non c'è. Non c'è assolutamente. E siamo arrivati a questa esasperazione proprio da un momento, voglio dire, anche di rabbia, perché sono anni che inseguiamo l'amministrazione per cercare di trovare, come dire, la quadra sugli intenti, per cercare di trovare la risoluzione di tanti problemi, ma così non è. Anche in questo caso c'erano stati concessi 15 giorni per poter riunirci noi, trovare la soluzione e comunque dare delle alternative su quello che era il problema da risolvere, ma così non è stato, perché noi il martedì sera, a distanza di appena 2 giorni lavorativi, abbiamo indetto un'assemblea, abbiamo portato 140 persone in assemblea più un altro centinaio in delega.
per poter trovare delle alternative. Cosa fatta? Che avremmo poi sottoposto all'amministrazione comunale. Non è stato così, perché la mattina dopo alle 6:30 mi chiamano perché stavano montando i conti. Un blitz in piena regola. Sostanzialmente un blitz, e se vogliamo c'è stato anche di peggio nel momento in cui all'1:30 di notte sono venuti a montare i cordoli, dove anche dei residenti preoccupati si sono affacciati, hanno chiamato le forze dell'ordine temendo chissà cosa stesse succedendo per i rumori. E io vorrei un attimino solo pensare a quello che invece succede ogni mattina sui rondò che stanno realizzando. Pensiamo a quello di Viale Trentino con Via Umbria, il disagio che provoca, però i cordoli li hanno messi all'1:30 di notte, guarda un po'. E poi c'è questa situazione davvero pesantissima dell'abusivismo. Proprio via Cesare Battisti e Traverse e via Mazzini e quant'altro sono preda di abusivi, però lì decisioni non vengono prese, stranamente. Certo. Il problema è proprio questo, perché si sta tirando l'attenzione sui cordoli quando le problematiche sono tantissime. Io non voglio più parlare dei cordoli, perché questo rientra su un discorso molto più ampio, sulla viabilità, sulla realizzazione dei parcheggi, su quella che è la mobilità intera, ritornando al piano urbano di mobilità presentato 10 anni fa, costato 200.000 euro, però che non ha sortito nessun risultato, in quanto si continua a lavorare a spot, si continua a lavorare a interventi momentanei, si naviga a vista senza una programmazione. Questo sostanzialmente succede. L'abusivismo è diventato una piaga enorme, sono raddoppiati gli abusivi, però si dà più spazio a, non lo prendano come un'offesa, a 50 persone dei ferrovecchi che bloccano il ponte girevole. Noi invece veniamo chiamati mafiosi e ci dobbiamo ritrovare la Digos perché 10 colleghi in quel momento stanno manifestando un disagio. Questo è quello che è successo. Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto. Ci vogliamo soffermare sul blackout del dialogo tra amministrazione comunale e Confcommercio e commercianti. Un dialogo interrotto, forse mai partito, non certo per causa vostra. Sicuramente sì, perché noi come Confcommercio nelle nostre delegazioni abbiamo sempre avuto una funzione, quella di provare a risolvere i problemi facendo dei tavoli. Questi tavoli puntualmente non hanno prodotto nulla, non ci hanno sdrenato, ci portano a un muro contro muro dove addirittura ci veniamo tacciati di cose che non voglio neanche ripetere, perché ci sentiamo veramente offesi. Riteniamo che da questo momento in poi il dialogo con l'amministrazione sia interrotto. Si è interrotto per due ordini di ragioni. Uno, perché con gli assessori non riusciamo mai a portare a un risultato definitivo. Abbiamo sul tavolo parecchie argomentazioni. La nostra funzione, che è quella di tenere il nostro quartiere in ordine, di tenere il nostro di adottarlo. Di adottarlo, di far sì che la sicurezza stradale, la sicurezza generale, la viabilità, i cittadini. Voglio ribadire una cosa: i cittadini quando hanno qualche problema si rivolgono a noi commercianti e noi puntualmente. Anche perché le circoscrizioni non ci sono più e quindi diventate voi un punto di riferimento. Ma vogliamo essere un riferimento serio, puntuale, produttivo. Purtroppo abbiamo capito che forse siamo stati confusi in quella che è la nostra missione, perché c'è un po' di confusione da parte dell'amministrazione. Se poi loro le nostre critiche produttive, critiche serie che avrebbero voluto portare a delle soluzioni, non ritengono che siano delle critiche d'altro tipo, allora noi proviamo a fare dei ragionamenti diversi, dove, credetemi, la situazione è estremamente grave per quello che riguarda la crisi generale. Voglio ribadire una cosa: è vero che è una crisi generale legata al mondo, ma a Taranto, e credetemi, è veramente difficile. È difficile per una serie di inadempienze che l'amministrazione ha. Ed ora, terminata questa parte dedicata a Confcommercio, lo dovevamo fare perché le sorti dei commercianti ci stanno davvero a cuore, sono loro, come dire, il motore propulsivo di questa città.